Nel 1952, nella zona di Malizia, l'attuale inizio di Viale Bracci, il Consorzio Agrario di Siena aveva realizzato una grande struttura per magazzini e oleificio, punto di riferimento per tutta la provincia. Ma con il passare degli anni, la struttura era andata in disuso. Fu così decisa la riconversione dell'area grazie ad un progetto ambizioso. L'idea è davvero importante. Si tratta della realizzazione di un quartiere ecologico. La progettazione va avanti dal 2002 al 2006. Nel 2007 l'avvio dei lavori, e ce n'è da fare molti perché prima c'è da smantellare il vecchio consorzio agrario. L'intervento di riqualificazione ambientale e recupero edilizio della vasta area ex consorzio agrario comprende la demolizione dei vecchi fabbricati, la bonifica delle terre dai rifiuti delle precedenti attività industriali e la realizzazione di oltre 150 unità immobiliari tra residenziali, commerciali e direzionali. Qui un tempo c'era il cartellone che illustrava tutta l'attività, il progetto e le ditte che ne facevano parte. In effetti l'intervento è realizzato dalla società Malizia, un pool di realtà edili ed immobiliari tra le più importanti della provincia di Siena e dell'intera Toscana. Sono passati così tanti anni che questo cartellone è completamente cancellato. Il progetto è ambizioso, dicevamo. Comprende un ingresso al nuovo quartiere dall'area della rotonda. All'interno, in un parco urbano che dovrebbe costruire un polmone verde per il nuovo insediamento e per le aree limitrofe, una serie di edifici dalla moderna caratteristica di essere a basso impatto ambientale, risparmio energetico e risparmio delle risorse primarie come l'acqua, grazie, si dice, al riuso delle acque meteoriche e superficiali attraverso la creazione di un ampio bacino di raccolta che segna il confine ovest del nuovo quartiere e che dovrebbe ridurre in modo sensibile i consumi di acqua potabile. Adesso andremo a vedere che cosa è di quel piccolo bacino. Ed eccolo qui, quello che sarebbe dovuto essere il bacino di raccolta delle acque. In realtà si trasforma dopo poco tempo in un rigagnolo maleodorante. Questo d'inverno, quando c'è un po' d'acqua, d'estate è completamente a secco. Ma i primi appartamenti sorgono per davvero e vengono anche consegnati nel luglio del 2010. Sono solo una prima parte della lottizzazione prevista. Non è stato realizzato l'ingresso con la torre, quello che doveva essere l'accesso al quartiere ecologico. Non c'è traccia del polmone verde e questo è quello che è il bacino che avrebbe dovuto raccogliere quelle acque e permettere di avere un notevole risparmio per quanto riguarda anche le spese dei condomini di questo quartiere. Nessuna delle abitazioni consegnate ai condomini, in un primo momento 27 famiglie per lo più giovani e alla prima casa, sono in realtà in classe A o B. Le classi reali sono la D e la F. Per avere l'acqua calda servono addirittura diversi minuti, niente di quello che è stato promesso sembra essere realtà. Intanto la società Progetto Malizia SRL naviga in brutte acque. Nel 2012
I proprietari delle abitazioni iniziano la causa con i costruttori e nel 2015 la Progetto Malizia è costretta ad abbandonare il progetto. Dal 2018 la società Progetto Malizia è in liquidazione fallimentare. Tutto ciò che prima era di sua competenza, come aree verdi, illuminazione, segnaletica, aree cantiere, fognature, marciapiedi, non viene realizzato. Il cantiere viene abbandonato così come è. Non si costruisce più, ma nemmeno si smantella il cantiere. Interviene il nuovo piano operativo del comune, che dedica un capitolo apposta al quartiere ecologico di Malizia, proponendo un nuovo assetto a completamento e a compimento di quanto attuato solo in parte, dice il piano operativo, con un ridimensionamento delle potenzialità originariamente ipotizzate, meglio commisurate non solo al contesto urbano, ma anche a quello socio-economico attuale. A 100 metri dal quartiere ecologico, che di ecologico ha ben poco e che non riesce a trovare un completamento ancora, l'area che si affaccia sulla rotonda di Malizia è ancora tutta da realizzare. Beh, dicevamo, a 100 metri appena qualcosa sta sorgendo, qualche cosa di nuovo, ma che anche in questo caso tanto nuovo non è. È dal 2014 che la progettazione di quest'area era possibile per un accordo fra Comune, Regione e Siena Casa, la società del Comune che si occupa dell'edilizia popolare. In quest'area nasceranno 33 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Saranno appartamenti che avranno delle particolarità simili a quello che poteva avere o doveva avere il quartiere ecologico, quindi tutti a risparmio energetico, tutti quanti con rispetto delle più attuali norme. Nel 2014, dicevamo, era iniziata l'iter per la realizzazione di questa struttura, un iter che comunque è andato avanti per ben 6 anni prima di, non diciamo posare la prima pietra, perché per il momento si scava per bonificare l'area, ma perlomeno per dare l'avvio ai lavori. Ci sarà poi l'asta che dovrà mettere in appalto i lavori veri e propri. La progettazione c'è già, è stata fatta da Siena Casa. Che tempi ci saranno? Ecco, qui è la cosa più difficile. Sarà necessario valutare se le nuove disposizioni per le gare, per gli appalti pubblici, possano in qualche maniera rendere meno difficile quella prosecuzione dei lavori che fino adesso ha interrotto la maggior parte dei lavori pubblici a Siena, nella provincia di Siena, ma praticamente in tutta Italia. Il progetto prevede anche la realizzazione di appartamenti al pian terreno, che consentiranno quindi la fruibilità anche a persone diversamente abili, ad anziani, a persone più fragili e quindi con una particolare attenzione proprio a queste categorie. Sarà un'opera a costo estremamente ridotto, perché l'area è stata messa a disposizione gratuitamente dal Comune, mentre la Regione Toscana finanzierà completamente i lavori. A questo punto una simile
nuovo edificio potrebbe portare dei benefici anche al quartiere ecologico, soprattutto per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, che sono carenti nella parte a valle, ma che potrebbero essere in qualche modo riprese e migliorate nella parte a monte. Però il quartiere ecologico resta sempre una delle grandi incompiute della città. Un'incompiuta che non può avere una data di fine, perché probabilmente si andrà verso una vendita fallimentare. Dovrà essere qualche privato che a questo punto si incarica della realizzazione degli ultimi edifici, quelli che mancano per completare quell'opera che doveva essere innovativa, che doveva essere un fiore all'occhiello della città, che doveva avere il grande arco di ingresso e che invece è rimasta così, veramente lasciata a se stessa. E tra opere incompiute, come quelle del quartiere ecologico, e opere che stanno prendendo il via, come gli appartamenti di edilizia pubblica residenziale, e opere che vanno avanti, come dall'altra parte della strada, dall'altra parte di via Bracci, degli appartamenti di edilizia residenziale. Ecco, parliamo di una strada, un'unica strada, Viale Bracci, che porta all'ospedale e che finisce con un ponte, il ponte di Malizia, da dove devono uscire le ambulanze, i mezzi di soccorso, e che ha una sola via di accesso e che rischia di bloccare tutto. Ma non poteva essere fatto in un modo diverso, non poteva essere dato un accesso più ampio ad una via come questa, che vuole essere piena di persone, piena di case, piene di appartamenti e quindi anche piena di traffico. Cristina Belvedere, giornalista della Nazione, ha più volte parlato della problematica del quartiere ecologico di Via Bracci. Allora, il quartiere ecologico, detto anche quartiere di Malizia, è sempre stato oggetto di numerose segnalazioni per quello che riguarda la nostra testata giornalistica da parte dei residenti. Si tratta infatti di 27 famiglie, una più arrabbiata dell'altra, perché quando aveva acquistato l'appartamento gli era stato garantito un appartamento con classe energetica A o B, cioè appartamenti avveniristici, ecosostenibili, non per niente il nome di quartiere ecologico. Invece adesso si ritrovano di fatto con un pugno di mosche in mano. Perché? Perché nel bel mezzo, come dire, dei lavori di urbanizzazione di questo quartiere, la ditta è fallita, da quello che pare. Quindi le cose sono state lasciate, diciamo, a metà. Le famiglie si sono rivolte prima alla ditta per chiedere che venissero ultimati gli interventi, poi dall'altra parte invece, non trovando, come dire, orecchie attente, hanno deciso proprio di adire alle vie legali, di cui una causa che è cominciata nel 2013, quindi tanti anni fa, e che periodicamente ritorna alla ribalta delle cronache per il fatto che queste famiglie non vedono un fine a questo iter giudiziario. La sentenza, infatti, che era attesa ormai illo tempore, ancora manca. E loro si ritrovano con un quartiere che tutto è tranne che ecologico. Parlano di allagamenti quando piove nella parte dei garage o negli appartamenti ai piano terra, riferiscono di scarichi fognari che non funzionano bene, parlano della presenza di umidità e quindi grande presenza di zanzare durante il caldo, durante l'estate. Periodicamente quindi ci arrivano delle telefonate alla Nazione che ci chiedono puntualmente un servizio con un giornalista sul posto, il fotografo, a documentare di volta in volta, di anno in anno, che cosa sta succedendo in questo quartiere e come vivono queste famiglie.
Ora il caso è approdato anche un mesetto, due fa, in consiglio comunale per l'ennesima volta, perché non è la prima volta, voglio dire, che se ne parla, con un'interrogazione in cui si chiedeva all'amministrazione comunale di farsi promotrice con eventuali acquirenti della zona per riuscire a portare a termine questo progetto di riqualificazione. Progetto di riqualificazione che però sembra continuare a andare a ostacoli. Solo con l'approvazione del nuovo piano operativo, che è recentissima, sarebbe stato trovato un modo per cercare di garantire gli spazi residenziali, addirittura ampliandoli, e inoltre di riqualificare tutta la zona, cercando anche di mantenere quella destinazione a parcheggio privato ma a uso pubblico che negli anni addietro era stata cancellata. Quindi ora la palla, diciamo, che passa in mano a dei nuovi acquirenti, posto che ci siano. Il tutto mentre un curatore fallimentare continua a gestire questa questione o a non gestirla, e soprattutto in attesa che il giudice si pronunci per dare finalmente giustizia a queste 27 famiglie. Il quartiere ecologico di Viale Braccio è stato oggetto di una grande discussione anche in fase di redazione e di adozione del piano operativo, lo strumento urbanistico che abbiamo approvato e che ora è all'attenzione della Regione Toscana. Su quella particolare area purtroppo noi ereditiamo una situazione molto complicata dovuta alla presenza di un fallimento che in questo momento sta gestendo, diciamo, quello che è l'assetto, diciamo, dell'area, e che appunto dobbiamo aspettare in qualche modo gli sviluppi della procedura fallimentare che attualmente è pendente in tribunale per arrivare alla riqualificazione dell'area. Noi comunque ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo fatto una previsione urbanistica che prevede il completamento del quartiere ecologico, quindi del quartiere residenziale, venendo incontro a quelli che sono stati, diciamo, le indicazioni di massima proprio della curatela fallimentare, quindi del tribunale, ma facendo molta attenzione anche alle dotazioni pubbliche, quindi ai parcheggi a raso, alle aree a verde, che in qualche modo andassero nella direzione di recuperare, riqualificare quell'area, non soltanto, diciamo, nell'interesse del privato, ma anche della collettività. E questo è un tratto distintivo del piano operativo, perché quando c'è un nuovo insediamento, una costruzione nuova, una trasformazione, questa si accompagna sempre a un'opera pubblica, a un'opera che va nell'interesse della collettività. Ecco, anche sul quartiere ecologico di Malizia noi abbiamo confermato quel tipo di intervento. L'auspicio è che il procedimento della curatela fallimentare si possa completare il prima possibile affinché quel quartiere e quell'area possa ritrovare una riqualificazione e una nuova vita. Noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ora siamo in attesa degli sviluppi.